Quindi alcuni che costituiscono la parte, sì, la parte, diciamo, la parte vera e propria del sensibile, ecco. Sì, questo qui, questo è quello che abbiamo utilizzato oggi, infatti è ancora un po' sporco. Quindi si immerge proprio? Allora, questo sì, praticamente è... Possiamo infilare qua, così facciamo. Ok, questo qui, immagina che questo non è un mio bicchiere. Vabbè, ah, quelli avete qui, usato, no? Oggi, sì. E... Quindi l'idea è che sì, questo immergiamo noi nel liquido e facciamo un'analisi diretta. Quando dico analisi, che cosa intendo? Praticamente i materiali che abbiamo studiato noi sono dei materiali che non sono selettivi verso una componente specifica, che sia del vino o di un'altra sostanza. Quindi non è, non lo so, selettivo per un determinato tipo di ione o, non lo so, una molecola organica che ci può essere nel vino, ma sono dei materiali che rispondono a un sacco di molecole, di composti chimici in una maniera confusa. E qual è la sfida quindi? La sfida è utilizzare l'intelligenza artificiale per capire dai segnali confusi che noi otteniamo da questi materiali che sono ultra sensitivi quali sono le proprietà invece del liquido che noi analizziamo. Quindi se noi avessimo... E quello per il nostro cervello, perché il nostro cervello prende tanti stimoli. Esattamente, e... proprio per questo, è quello, noi la definiamo lingua elettronica proprio per questo, perché si ispira al modo in cui anche il senso umano funziona, ma chiaramente questo non la può sostituire completamente. E quello lì è il risultato di oggi. Allora, per esempio, oggi che cosa abbiamo fatto? Il laboratorio che avevo fatto, avevo, giusto per l'evento, abbiamo dato due vini, uno e due, erano di Sangiovese 100% entrambi, però uno era Chianti classico e l'altro era un vino Chianti superiore. Okay. E quindi quello che avevo fatto io era semplicemente immergere il sensore dentro ciascuno di questi vini e vedere, qui c'è un esempio di responso che noi otteniamo dal sensore. Ora ciascuna di queste linee si muove nel tempo, quindi ogni secondo veniva aggiunto un punto di queste linee. E queste linee corrispondono ciascuna a ognuno di questi punti che vedi qui, che sono ciò che interagisce effettivamente con i composti chimici, ok? Ora, guardando queste linee noi non possiamo dire niente, cioè guardando e dici boh, ok, va bene. Questa qui però non è altro che l'impronta digitale che noi rileviamo di un liquido che in qualche modo è digitalizzata secondo questi tipi di... questo sensore che noi abbiamo, ok? Quindi quello che noi facciamo è fare il recording dell'impronta digitale di un liquido, poi faccio il recording dell'impronta digitale di un altro liquido e poi posso farlo per tutti i liquidi che mi pare, e da queste impronte digitali riusciamo poi a, per esempio, estrapolare dei pattern. Quindi, ad esempio, mi immagino, in questo caso era una vera e propria identità. Questo per vedere la differenza, per dire... Questo era superiore. Era tra un Chianti classico e un Chianti superiore. Per esempio, questa è una si chiama confidence interval, quindi la come si dice in italiano, sì, la confidenza della probabilità che è questo vino rispetto a quest'altro vino. E poi vabbè, ci sono alcune informazioni in più, tipo che è l'user che ha fatto questa misura, il sensore, quante misure ne avevamo fatte, la data. E l'aspetto dell'altro vino qual era? E non l'abbiamo testato oggi, ho fatto una misura. Ah, hai fatto una sola? Vediamo se c'ho una...